Da solo non basta, anche a Teramo, per sottolineare quanto sia importante ascoltare questi giovani, soprattutto oggi. Sì, sicuramente per questo, ma anche per dire a tutti noi, giovani e adulti, che da soli non andiamo da nessuna parte, quindi il titolo è molto emblematico, no? Ci dice che a volte siamo chiusi nella nostra autoreferenzialità o anche nel nostro immaginario di sapere già, e quindi c'è bisogno invece di essere un po' più aperti, di essere capaci di ascoltare davvero, farsi colpire da quello che accade intorno a noi, che magari non riusciamo a comprendere immediatamente. Il racconto di questi ragazzi dice di una possibilità che a loro è stata offerta giocando tutto sulla loro libertà, puntando tutto sulla loro libertà e facendogli capire che c'è una luce che in qualche maniera fa rifiorire in loro una nuova umanità, che è poi quello che loro desiderano. È fondamentale ascoltare i giovani, è fondamentale entrare in relazione con loro e dobbiamo essere disposti a entrare in sintonia con il loro linguaggio. Quante cose i giovani ci comunicano con le loro canzoni, quelle canzoni trap o rap che noi non vogliamo ascoltare, perché appunto sicuramente il pop, il sound, la musica classica ci corrispondono di più per storia, per età, per esperienza, ma il dialogo è fondamentale, perché se non c'è questa disponibilità a capire, non avremo soltanto il nostro pregiudizio e non entreremo mai in sintonia o in relazione con loro. L'esperienza è che sarebbe che quando qualcuno si ritrova sempre nei momenti più deboli e cercare di farsi aiutare, cercare sempre qualche punto di riferimento appunto per rialzarsi, e lì bisogna lavorarci tanto duro, bisogna avere tanta forza, tanto coraggio, soprattutto per cercare di fare sempre il meglio del meglio, ecco. Tu hai avuto tanta forza di volontà. Io sì, per come la definiscono tutti, ho avuto tanta forza di volontà, però più che quello è appunto soprattutto il cuore, no? Cioè la volontà di alzarsi ogni giorno e di dire io ce la posso fare, perché alla fine la forza è al limite, però bisogna sempre cercare più che forza la forza di volontà, ecco.